Buongiorno ragazzi, oggi continuiamo quindi nel nostro percorso formativo relativo alla autoimprenditorialità. Affronteremo nuovi argomenti e se rimarrà del tempo vedremo un pochettino di riprendere nel dettaglio argomenti che abbiamo magari lasciato un po' in sospeso nelle giornate precedenti ed eventualmente avremo anche la possibilità, se il tempo ci sarà amico, di continuare a vedere il nostro modello di business plan. Per oggi ho previsto come argomenti da trattare, in un certo senso completare un po' con un esempio di interventi il discorso della internazionalizzazione delle imprese che avevamo appunto intrapreso ieri, per poi passare all'analisi relativa allo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole imprese, e l'adozione di quelle che sono le strategie che possiamo definire di carattere generale, che solitamente devono essere prese in considerazione se l'impresa, se l'imprenditore, se l'azienda nel suo insieme intende ovviamente evolversi. E poi, visto che in questi giorni abbiamo fatto un po' di riferimenti a misure agevolative e quant'altro di simile, ho pensato di affrontare, di analizzare meglio uno dei bandi che attualmente sono aperti di finanziamento regionali e che in un certo senso riguardano soprattutto, anzi direi quasi esclusivamente, le imprese innovative, nel senso lato del termine innovazione per quanto riguarda l'ambito imprenditoriale, come abbiamo già visto nei giorni precedenti. Volendo un po' quindi cominciare nella nostra analisi, partiamo nella giornata, partiamo quindi ad affrontare l'aspetto relativo il sostegno alle imprese nell'ambito del processo di internazionalizzazione. E in particolare adesso andremo a analizzare quelle che sono le strategie di intervento che sono state previste da un ente preposto a questo, l'ICE, l'Istituto per il Commercio con l'Estero. È un istituto molto importante perché attraverso le sue diciamo, dinamiche strategiche ha permesso effettivamente a molte aziende di inserirsi all'interno di mercati piuttosto anche lontani, mercati verso i quali alle loro origini queste imprese magari non pensavano nemmeno di potersi rivolgere. In un certo senso, ieri abbiamo parlato un pochettino delle strategie dello Small Business Act, no? Che è stato adottato e revisionato per la nuova agenda strutturale europea da parte appunto della nostra comunità europea. Documento questo fondamentale, come abbiamo visto, per soprattutto la diffusione del fenomeno dell'imprenditorialità all'interno del nostro territorio, ok? Europeo. Adesso vediamo un pochettino quali sono invece le indicazioni che ci vengono fornite proprio da questo organismo, dall'ICE, per sostenere l'internazionalizzazione delle aziende italiane. Come vedete, queste slides non sono state, diciamo, sì, sono state un po' revisionate da me, però sono state elaborate da questa agenzia che si chiama Proprio Italia, che è l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, italiane. Quindi, l'ICE è stata istituita, come vedete, è un'organizzazione che è stata istituita in gestione, si dice transitoria, cioè in fase di definizione come gestione ancora oggi, attraverso una legge del 2011. E il suo compito è quello di effettuare attività di indirizzo e di vigilanza per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, in concomitanza ovviamente con il monitoraggio con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri,
e del Ministero quindi dell'Economia e delle Finanze, anche se voi sapete che oggi il Ministero dello Sviluppo Economico, in un certo senso, il Ministero dell'Economia meglio, racchiude un po' tutte quelle che sono le branche relative appunto al settore dell'economia e della finanza in Italia. Quali sono i compiti dell'ICE? Quello di sviluppare, quindi, come dicevo prima, di agevolare e di promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero. Ovviamente, apro e chiudo una breve parentesi, parliamo dell'ICE perché anche questo è un organismo che può essere di riferimento per voi, anche nel momento stesso in cui intendete avviare una vostra iniziativa e cercare appunto subito di internazionalizzare il vostro prodotto o il vostro servizio. Per cui avete bisogno di alcuni consigli o comunque avete bisogno di una guida, di un monitoraggio, di un tutoraggio. L'ICE guarda infatti con particolare attenzione alle piccole e alle medie imprese, ai consorzi, ai raggruppamenti e cerca di favorire lo sviluppo appunto dell'internazionalizzazione delle nostre imprese e quindi anche della commercializzazione, più in particolare dei beni prodotti da queste imprese e dei servizi che vengono erogati. Altro compito fondamentale è quello di promuovere l'immagine del prodotto italiano, di offrire tutta una serie di servizi informativi, di assistenza tecnica, di consulenza tecnica, come vi dicevo prima, di promuovere la cooperazione in determinati settori trainanti, industriali, agricolo e agroalimentare, nel settore della distribuzione, del terziario. Favorisce o cerca di favorire attraverso le sue strategie anche l'aumento della presenza proprio del prodotto Made in Italy su tutti i mercati internazionali. Ovviamente per fare questo non può che operare in stretto contatto con le regioni, con gli enti autonomi come quali le camere di commercio, con le varie associazioni ed organizzazioni imprenditoriali e con tutti quelli che sono i soggetti pubblici o privati che sono soggetti attori ovviamente di quello che è lo scenario economico. Secondo, appunto, l'idea di creare una sorta di cabina di regia istituzionale, ok? Per lo sviluppo del marchio italiano. Ovviamente, per quanto riguarda le attività, voi potete fare maggiormente riferimento a questi link che trovate indicati, ok? www.ice.gov.it o anche il sito www.italtrade.com. Attraverso questi siti le piccole imprese, soprattutto le neo imprese, anche possono trovare assistenza all'estero, possono trovare anche indicazioni valide o richiedere assistenza e consulenza per seminari, per missioni, per fiere e soprattutto possono anche chiedere informazioni per eventuali corsi di formazione in Italia per gli stranieri e stranieri per gli italiani, proprio per favorire la cooperazione con i mercati, tra il mercato italiano e il mercato estero. Allora, l'ICE consta di un dipartimento di promozione dell'internazionalizzazione che ha come componente risorsa umana circa 130 dipendenti e che si suddivide in queste quattro aree, proprio quattro aree tematiche ben definite, dalle quali partire nel momento stesso in cui noi vogliamo individuare qual è, in un certo senso, il responsabile al quale rivolgerci per eventuali informazioni. Il reparto, o meglio, il distretto che comprende l'area programmazione e controllo, quello agroalimentare, l'area beni di consumo, che comprende il sistema moda, tutto ciò che attiene ai servizi alla persona, al tempo libero, e l'area relativa ai beni di consumo e del cosiddetto sistema abitare. Per quanto riguarda l'area agroalimentare, a sua volta ha un suo ulteriore dipartimento che riguarda quella che è l'area della collaborazione industriale e dei rapporti con gli organismi internazionali. Stesso discorso, troviamo anche un'area strettamente connessa a quella dei beni di consumo, che è l'area progetti speciali. E
E poi la stessa cosa troviamo per quanto riguarda l'area beni di consumo. Il primo era come sistema moda, servizi alla persona, tempo libero. Nel quarto, invece, nel quarto dipartimento, chiamiamolo così, relativo al sistema abitare, noi troviamo un'area beni strumentali, tecnologia e servizi, che in un certo senso è anche un'area a sé stante. Infatti, come vedete, anche la colorazione è tale per cui è facile capire come questi dipartimenti in giallo sono organizzati autonomamente e quindi hanno anche un certo potere indicativo, gestionale, organizzativo del tutto autonomo rispetto agli altri. Invece le aree in azzurro, in celeste, sono aree che in un certo senso dipendono da quei macro dipartimenti. Ovviamente l'area di programmazione e controllo è un'area a sé stante che comunque svolge un'attività di una funzione di monitoraggio anche di tutto quello che è il resto di questa struttura. Qui trovate poi tutta una serie di settori e di relativi organismi, okay, in cui si suddivide l'area, per esempio, collaborazione industriale e rapporti con gli organismi internazionali. Come vedete, ciascuna di queste aree è possibile anche contattarla via mail attraverso proprio un indirizzo specifico, come in questo caso cooperazione.ice.it. Ok? Quindi, dando un pochettino uno sguardo a questa forma di organizzazione, vedete come c'è una linea seguita che riguarda la collaborazione industriale, la segreteria per le commissioni miste, Italia-Estero, una linea riguardante le country presentation, quindi le presentazioni nell'ambito degli altri paesi, okay? Un osservatorio sulle materie prime. Con particolare riferimento, questo dipartimento guarda alla legge 84 sui Balcani, che è una legge particolare che disciplina in un certo senso quelli che sono i rapporti con molti dei paesi dell'Europa orientale, più che disciplina che detta degli indirizzi ben precisi. Poi abbiamo la linea che segue tutta una serie di organismi internazionali, quella riguardante gli affari europei, con particolare riferimento, come vedete, ai programmi europei in relazione ai fondi strutturali, cioè quei fondi che agevolano, facilitano, intervengono a sostegno, appunto, degli investimenti. Investimenti che con particolare riguardo, l'ICE in questi anni, fino ad oggi, ha cercato di monitorare in relazione a alcuni paesi di forte economia, come la Germania, il Regno Unito, la Francia, la Cina, gli Stati Uniti e il Giappone. E poi l'ICE ovviamente anche segue una linea di sviluppo di partenariato tecnologico. Okay? Voi sapete che significa il concetto partenariato, no? Cioè di collaborazione, di partnership a livello tecnologico anche. Quindi, quali sono le linee di intervento ICE come attività svolta in quanto agenzia per la promozione all'estero? Svolge una funzione di approccio integrato, cioè cerca di facilitare quelle che sono le strette relazioni esistenti tra il commercio e gli investimenti che vengono realizzati dalle imprese all'estero per ovviamente favorire la commercializzazione dei propri prodotti. Ovviamente si occupa dell'attuazione dei programmi dettati dall'Unione Europea e soprattutto è in continua sempre ricerca di collaborazioni con altri organismi internazionali, sia in linea bilaterale, cioè una linea di relazione, di partnership diretta, tipo Italia, Cina e viceversa, ma sia attraverso anche forme di collaborazioni multilaterali che coinvolgono diversi organismi internazionali che fanno rete. Tutto questo porta ad una serie di servizi integrati che l'ICE ovviamente offre. Per esempio, per i cluster tecnologici nazionali,
Mi sapete dare una definizione cosa sono i cluster tecnologici nazionali? Ne abbiamo un po' parlato anche nei giorni scorsi, abbiamo fatto riferimento al cluster e in particolare qui parla di cluster tecnologico nazionale. Cluster intesi come? Come distretto, no? Che è strettamente omogeneo, ok? Costituito da un gruppo di operatori economici, di imprese, ma non solo, che in un certo senso si caratterizzano per delle caratteristiche comuni nella loro erogazione di servizi, nella loro produzione. Il cluster, in questo caso parliamo di cluster tecnologico, cioè i cluster tecnologici sono praticamente i dipartimenti ristretti che si occupano di innovazione tecnologica in relazione alle diverse linee di innovazione tecnologica, ok? Cosa fa l'ICE per questi cluster tecnologici nazionali? Ovviamente cerca di aiutare le imprese ad internazionalizzare, quindi o meglio, le imprese, questi cluster e quindi le imprese che sono parte attiva di questi cluster, cerca di facilitarli nella internazionalizzazione dei centri di ricerca e delle imprese collegate, perché molte volte, ovviamente, la ricerca e lo sviluppo non necessariamente deve essere svolta direttamente all'interno della stessa area operativa, ok? Ma può anche essere svolta in altre aree, magari per poter nello stesso tempo anche sondare il terreno e capire il comportamento di un determinato mercato, che è magari un po' più lontano dal nostro, da un punto di vista geografico. Ovviamente svolge attività di marketing, supporta quindi questi cluster attraverso attività o li aiuta a individuare le corrette strategie di marketing attraverso le quali poter presentare e diffondere anche i risultati della ricerca che è stata effettuata sui diversi mercati esteri. Ovviamente un servizio molto importante è quello di attrarre gli investimenti esteri, perché è una, diciamo, attività bilaterale quella che viene svolta dall'ICE. Attrazione di talenti anche stranieri. Molte volte, diciamo, in Italia generalmente accade il contrario, che sono i nostri talenti che vanno all'estero, molte volte. Però può anche accadere, spesso accade, che non abbiamo delle risorse necessarie anche noi in Italia a livello di risorse umane, per cui si va a pescare all'estero. E l'ICE, e questa è una funzione che tranquillamente può svolgere l'ICE. E ovviamente contribuisce alla formazione di un capitale umano qualificato. Ok? Poi, comunque, l'ICE, questa agenzia, è un partner istituzionale per le imprese, sia italiane che straniere, di qualunque dimensione esse siano, anzi, con particolare riferimento alle PMI. Soprattutto. Va bene? Quindi questo è quello che eventualmente per qualsiasi tipo di ulteriore informazione o andiamo a vedere questi siti oppure cioè, io vi ho indicato anche proprio quello che è il numero di telefono diretto dell'area collaborazione industriale e rapporti con gli organismi internazionali, che in un certo senso è una, è quella tra quelle 4 aree che avevamo visto all'inizio, che più potrebbe interessarvi in futuro. Va bene? Quindi questo, diciamo, per completare, ecco, il discorso dell'internazionalizzazione che avevamo affrontato ieri, no? Per vedere anche quali possono essere dei punti di riferimento. Da un punto di vista, diciamo, della programmazione, ieri abbiamo visto lo Small Business Act. Da un punto di vista proprio istituzionale degli enti abbiamo, ad esempio, l'ICE. Tenete conto che anche l'Unione Europea, la Comunità Europea ha tutta una serie di diciamo di organismi ai quali noi possiamo rivolgerci per poter trovare un determinato indirizzo, come abbiamo visto ieri. Ok? Allora, questo per ciò che attiene appunto la conclusione del discorso che facevamo ieri sulla internazionalizzazione. Certo, come no? Sì. Beh, sono, diciamo, strutture di quel tipo, sono
rappresentano ulteriori organismi che comunque finalizzano la loro attività di assistenza, di erogazione di servizi integrati in maniera simile a quella dell'ICE. E per il SIMIST finanzia anche, sì, la partecipazione societaria. Sì, esattamente. L'ICE fa anche un venture capital addirittura. Sì. Cioè, più che altro, sì, effettivamente opera molto anche nel campo della private equity, mentre cosa che l'ICE fa molto di meno, perché l'ICE è più un'agenzia proprio vera e propria, strettamente connessa al nostro dipartimento, al nostro Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi è meno privatizzato l'ICE rispetto a quest'altro organismo, ma ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Ecco perché io ho preso come riferimento l'ICE, perché è l'ente istituzionalmente più importante, però ci sono tutta una serie anche di organismi, di associazioni, anche privati, di consorzi, okay? Di fondazioni, che sono costituiti nella stragrande maggioranza dei casi da soggetti privati, anche da imprese stesse, associazioni di imprese. Oppure ci può essere una partecipazione, diciamo, anche pubblica, ok? Quindi sono imprese a mista, realtà a partecipazione mista. Voi sapete che una qualsiasi realtà, un soggetto, viene definito pubblico quando la partecipazione del pubblico, degli enti pubblici, è maggiore rispetto a, o viceversa, ok? Quindi ce ne sono tanti. Vi dirò di più, anche in relazione ai diversi cluster di riferimento, ce ne sono. È chiaro che però, se noi vogliamo avere un'indicazione di base su come muoverci, io consiglio sempre l'ICE. Consiglierei l'ICE, anche perché è la stessa ICE che poi, nell'ambito della propria attività di assistenza, che è gratuita, diciamo a livello proprio di informazione, di pianificazione, perché è un ente istituzionale, ok? Magari è questo stesso organismo che poi vi dà le indicazioni verso altri soggetti magari a cui rivolgersi. Ma per dire, no? Anche le nostre stesse associazioni di categoria si occupano molto di internazionalizzazione e pianificano anche delle loro strategie operative. Penso al CNA, a Confartigianato, a Confindustria, a tutte le varie associazioni di categoria, ok? Ognuna di queste ha un, diciamo, particolare settore che è dedicato all'internazionalizzazione. Ma anche enti autonomi, come appunto le camere di commercio, okay? Che a loro volta pure attuano tutta una serie di strategie, organizzano tutta una serie di situazioni che possono andare dalle mission ai workshop, ai seminari, a progetti particolari come l'Erasmus per gli imprenditori, no? Che abbiamo visto ieri. Cioè, sono tutti organismi che comunque sono volti a facilitare l'internazionalizzazione delle imprese. L'internazionalizzazione è un passaggio obbligato oggi come oggi per il mondo impresa. È un passaggio obbligato. Perché secondo voi è un passaggio obbligato? L'abbiamo detto ieri, anche l'altro ieri. Per quale motivo? Ingrandisce il mercato, ma più che altro perché il mercato che... Perché il mercato che ormai è molto più ampio rispetto a quello che noi riusciamo a vedere. Esatto. Cioè, noi non ci rendiamo conto, le nostre imprese, soprattutto le micro imprese, le nano imprese, quelle che hanno un numero di dipendenti ovviamente inferiore a 4-5, non si rendono conto che anche loro sono attori. Sono soggetti attori in questo mondo della globalizzazione e dell'internazionalizzazione, ok? E che probabilmente io posso anche essere il piccolo artigiano, posso essere il piccolo, diciamo, tecnico, progettista di grafica 3D, progettista multimediale, programmatore, se vogliamo rimanere nel campo dell'ICT, qualsiasi altro tipo di attività che non sia solo di artigiano, di servizi, io posso produrre un qualcosa o posso erogare un qualcosa che probabilmente diciamo è un qualcosa che occorre
offrire in determinate aree del mercato internazionale, che nemmeno noi lo sappiamo se non facciamo ricerca, se non facciamo anche, in un certo senso, se non cerchiamo di formarci, di istruirci e di chiedere a organismi come quello che abbiamo visto noi, Alice, di chiedere all'Unione Europea, guardate, contattare anche i vari dipartimenti della Comunità Europea non è difficile. Ormai oggi con le mail possiamo fare tutto. Non è difficile, vi posso garantire che magari l'unica difficoltà può essere quella di conoscere ovviamente la lingua inglese, però la maggior parte dei dipartimenti della Comunità Europea comunque sono multilingue. Ok? E quindi, per esempio, esiste una rivista che io vi invito, se avete veramente intenzioni serie, di affrontare questo discorso della imprenditorialità dell'impresa in relazione, proprio dello sviluppo di imprese in relazione all'Unione Europea, che si chiama Panorama, che è una rivista della Comunità Europea. Voi basta che fate una ricerca su Google, quindi rivista Panorama Comunità Europea e vi ritroverete automaticamente i link preposti per potervi abbonare. Potete scegliere perché è una newsletter che arriva, ma arriva anche in formato cartaceo. Cioè, oddio, arriva in formato cartaceo arriva in no, arriva solo in inglese, arriva. Però poi c'è anche una newsletter periodica, solita settimanale, che è bilingue. Cioè arriva in versione originale, se volete, ve la fate arrivare anche in italiano. E lì potete prendere tanti spunti. Non solo, ma addirittura se siete bravi nell'utilizzo di questi strumenti, riuscite anche a capire quali sono i regolamenti comunitari che vengono deliberati e che poi successivamente, tra qua e qualche mese, troveremo attuati nella nostra regione, perché le regioni sono obbligate ad attuare le direttive comunitarie. Questo proprio per quella che è l'organizzazione che ha la Comunità Europea, che è l'Unione Europea. Nel momento stesso in cui trascorre un determinato periodo di tempo per cui una determinata regione, la Regione Puglia, non sta attuando attraverso proprie leggi regionali delle direttive comunitarie, automaticamente interviene direttamente la Comunità Europea, bacchettando la regione e applicandola direttamente nell'ambito territoriale. Vedete che importanza ha l'Unione Europea sotto questo punto di vista. L'Unione Europea, emana dei regolamenti che rappresentano delle vere e proprie leggi quadro. Sapete che significa legge quadro, no? Legge di riferimento per poi la successiva normazione giuridica che disciplina determinati settori. E se ci riflettete un attimo, non c'è intromissione di quella che è l'amministrazione statale, cioè Comunità Europea, Regioni. Non fi viene filtrato dal governo nazionale, ok? È una attuazione diretta. Unione Europea, Regioni. Tant'è vero che l'Unione Europea, nella sua programmazione settennale, individua quelle che sono le aree, no? Di applicazione dei propri regolamenti, di suddivisione in cui suddividere i fondi strutturali. Aree regionali, ok? Scusate un attimo, mi chiede un riavvio che per il momento non è possibile. Allora, adesso passiamo a introdurre un altro argomento altrettanto importante, lo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole imprese, ma troverete dei riferimenti anche a delle grandi o medio-grandi realtà, che si attua attraverso l'applicazione di alcune strategie di carattere generale, che poi vengono fatte proprio dalle singole imprese. Avete qualche domanda da fare ulteriore circa l'internazionalizzazione? Qualche dubbio, qualche informazione in più che volete acquisire? No, va bene. Allora, partiamo
Vediamo un pochettino. Allora, ovviamente parlare di sviluppo delle PMI significa parlare di crescita, no? Perché sviluppo è diciamo, è un termine strettamente legato a quello della crescita. Però c'è da fare una particolare attenzione su questi due termini. La crescita implica lo sviluppo, è normale, no? Perché un determinato sviluppo in qualsiasi settore mi porta ad una crescita del settore. E questo sviluppo però può essere di due tipi, di tre tipi, o quantitativo, o qualitativo, o relazionale, quando parliamo di imprese. In ogni caso, per sviluppo dobbiamo intendere che cosa? Sempre un cambiamento in meglio, ma può anche essere, quando si tratta di sviluppo negativo, in peggio, comunque un cambiamento dei rapporti esistenti tra l'impresa e l'ambiente. Ovviamente qui l'ambiente non nel senso stretto del termine ambiente, ma l'ambiente si intende la sfera di tutto ciò che la circonda. Quindi parlare di sviluppo di impresa, attenzione, non significa, come leggete nella slide, necessariamente parlare di una crescita a livello di dimensioni. Ok? Quando io dico un'impresa è in crescita, non necessariamente stiamo parlando di una crescita dimensionale. Ok? Tutto è legato sempre, ovviamente, al cartello che dovete porre davanti alle vostre menti ogni volta. Perché? Perché la crescita dimensionale dell'impresa rappresenta molte volte anche una sorta di problema. Infatti, solitamente, quando si parla di imprenditorialità, è il luogo comune affermare che cosa? Che per sopravvivere nell'ambito del proprio mercato di riferimento occorre seguire sempre una via esterna. L'abbiamo detto anche nei giorni precedenti, non dobbiamo mai guardare nel nostro orticello, ma dobbiamo soprattutto guardare gli orticelli che ci sono, innanzitutto strettamente vicini ai nostri. Infatti, la considerazione fondamentale da cui dobbiamo partire è quella secondo la quale, nel momento in cui l'azienda attraverso i suoi impianti esaurisce o comunque non è più in grado di aumentare la propria capacità produttiva, ma la domanda continua ad aumentare in realtà, perché io sto utilizzando al massimo, al 100%, tutte le mie risorse, perché come impianti non dovete considerare sempre solo impianti a livello materiale, macchinari, come impianto aziendale. Nel momento stesso in cui io sto sfruttando al massimo tutti i miei impianti e sto producendo la massima quantità possibile, può accadere che comunque io mi trovo di fronte ad una domanda che continua a crescere. Ed è un peccato dire no, mi dispiace al bacino di clientela, mi dispiace, non posso più soddisfare la tua domanda. Perché nel momento stesso in cui un'impresa dichiara di non essere in grado di soddisfare in toto la domanda emergente, automaticamente si tira la zappa sui piedi. Ok? Perché è insito nell'utente finale l'idea secondo la quale questa azienda non è al passo con i tempi. Allora, che cosa significa tutto questo? Che può accadere in questi casi che l'assetto organizzativo e la struttura dell'impresa, nonché anche la capacità direzionale, manageriale dell'impresa, possano rappresentare un limite alla crescita dimensionale. In questo caso, quando parliamo di crescita dimensionale, invece parliamo di crescita proprio a livello di patrimonio, ok? Di sviluppo. E quindi però l'impresa non deve mai dimenticare, noi come imprenditori, anche piccoli, anche nati da poco, non dobbiamo dimenticare che ci sono delle linee esterne da seguire attraverso diciamo, il fenomeno dell'outsourcing che abbiamo già visto, che rincontreremo tra poco.
Quindi il tema della dimensione d'impresa, come vedete, è un tema che noi dobbiamo inquadrare in una problematica più ampia, che va oltre i confini dell'impresa. I confini dell'impresa non sono confini dimensionali dell'impresa, ok? Per far questo dobbiamo tenere presente il concetto di economie dimensionali. Di che cosa si tratta? Per economie dimensionali noi intendiamo la possibilità di raggiungere un vantaggio attraverso la riduzione dei costi. Il concetto di economia di scala è proprio questo. Allora, il concetto di economia, no? Il termine economia in generale proprio lo dobbiamo intendere come possibilità di ottenere il massimo al prezzo più basso, al costo più basso. E questa è un'economia. Quindi quando anche nel parlare comune diciamo io ho effettuato questo in economia, no? Ho realizzato dei lavori in economia. Che significa? Cercando di abbattere quanto più possibile i costi. Quindi il concetto di economia è strettamente connesso a quello di riduzione dei costi. Quando parliamo di economie di scala, significa indichiamo un processo che determina tutta una serie di abbattimenti di costi attraverso i vari livelli che determinano una scala, ok? Quindi, per esempio, nel momento in cui c'è una interrelazione tra tre soggetti che sono strettamente collegati tra loro a livello di produzione, per esempio, di erogazione, nel momento in cui il soggetto che sta in un ambito piramidale al livello più basso realizza, nel momento in cui realizza un'economia, quindi un abbattimento dei costi, ciò permetterà anche al livello successivo di poter produrre a costi più bassi o di operare a costi più bassi e via discorrendo. Questo determina un'economia di scala. Quindi per economie dimensionali dobbiamo intendere quindi il vantaggio di avere una riduzione dei costi perché operiamo ad alte dimensioni produttive. Ovviamente le economie dimensionali si definiscono interne se si riferiscono proprio strettamente all'impresa o alcune sue parti. E ovviamente in questo caso sono strettamente connesse alla scala dimensionale, alla taglia dell'impresa. Ok? Quindi l'economia dimensionale interna ci permette di definire la taglia, come se fosse un capo d'abbigliamento, la taglia di quell'impresa. Vedete, taglia, dimensione reale. Però le economie interne sono strettamente connesse ovviamente alla crescita. E come un capo di abbigliamento, io ovviamente aumento di peso, la taglia aumenta. Anche qui per le imprese è la stessa cosa. Quindi una crescita, growth in inglese. Mentre per economie esterne, ovviamente un'economia dimensionale esterna la si realizza nella stragrande maggioranza dei casi nel momento in cui abbiamo già realizzato delle economie interne, è normale, no? Che si ripercuotono anche all'esterno. Cioè si ripercuotono al settore produttivo dove opera l'impresa. Per esempio le economie distrettuali. Anche le economie distrettuali sono delle economie di scala. All'interno del distretto, all'interno del cluster, tutte le imprese realizzano delle economie, automaticamente realizzano economie dimensionali interne, ciò determina un'economia esterna se tutte quante riescono ad avere un abbattimento dei costi. Perché magari hanno tutte sfruttato una opportunità derivante da una innovazione, che può essere tecnologica, gestionale, ok? Vedete che tutte queste cose poi sono collegate tra di loro nell'ambito dell'economia d'impresa. Quindi questa è una rappresentazione grafica, ad esempio, di un'economia di scala. Economie di scala tecnologiche.
Quindi, che cosa intendiamo per economia di scala tecnologica? Intendiamo quella riduzione del costo unitario del prodotto che è, in un certo senso, il frutto del passaggio da una singola, da una entità produttiva, cioè intesa proprio come singolo impianto o impresa minima, ad una di maggiore dimensioni. Cioè, nel momento stesso in cui un'impresa cresce di dimensioni, nel vero senso della parola, lo fa perché ha realizzato delle economie, non lo fa perché ha aggiunto nuove risorse. Ok? Quindi deve prima, una qualsiasi azienda deve sempre prima capitalizzare, no? Cioè, come noi, se noi dobbiamo effettuare un piccolo investimento, vogliamo avviare una nostra attività, partiamo da zero, no? Allora, creiamo una struttura di impresa, di piccola impresa, di microimpresa, di nano impresa. Perché? Perché alla fonte io ho ovviamente risparmiato un qualcosa di mio e lo sto investendo, magari in parte di mio, in parte con degli aiuti, e ovviamente raggiungo un nuovo livello dimensionale o un livello dimensionale se parto da zero. Ok, però sempre devo aver prima capitalizzato qualcosa. Quindi le economie di scala tecnologiche sono ovviamente strettamente connesse all'impianto, stabilimento, e si possono definire di tre tipi: di breve periodo, di lungo periodo e di lunghissimo periodo. Ok? Di solito le economie di scala tecnologica di breve periodo sono quelle che in un certo senso riescono ad ottenere il risultato della riduzione del costo unitario grazie ad una strategia innovativa, diciamo, immediata, vincente. Sono rare le economie di scala di breve periodo, sono molto rare le economie di scala. Di solito hanno bisogno di un periodo medio-lungo queste economie perché si possano realizzare, soprattutto nel settore tecnologico. Infatti vedete qui le tre definizioni. Per breve periodo intendiamo proprio quelle economie legate allo sfruttamento della massima capacità produttiva dell'impianto, cambiando soltanto l'input dei fattori variabili diretti. Input dei fattori variabili diretti significa cambiando, ok, l'utilizzo o comunque la funzione, l'apporto svolto dai propri fattori diretti, variabili, che si adattano, ben adattano all'ambiente esterno. Nelle economie di breve periodo solitamente non cambia la capacità produttiva, cioè non è che abbiamo un cambiamento della capacità produttiva, abbiamo un cambiamento, un miglioramento dei rendimenti. Nel lungo periodo invece cosa succede? L'economia di scala nell'ambito del settore tecnologico è strettamente legata alla diminuzione dei costi della produzione, ma anche all'aumento della capacità produttiva, per cui cambia la dimensione di quello che è l'impianto, di quella che è la risorsa, in relazione ovviamente a quanto sappiamo di dover produrre, perché nel lungo periodo abbiamo già il tempo di realizzare dell'economia, quindi di capitalizzare un qualcosa, di investirlo e di far crescere il mio impianto in modo tale che possa far fronte ad una maggiore quantità di produzione. Invece nel caso del breve periodo io ho solo un miglioramento nel rendimento, nel guadagno, se vogliamo parlare in parole povere, nel guadagno che ha l'impresa nell'attuare una determinata produzione. Ovviamente nel lungo periodo però cosa è successo? Abbiamo capitalizzato, stiamo investendo, automaticamente investendo ampliamo l'impianto, abbiamo un aumento della quantità produttiva, però le tecniche produttive rimangono sempre quelle, non attuo nuove tecniche, perché le nuove tecniche, anche quelle sono frutto di ricerca e sviluppo, e la ricerca e sviluppo si svolge, si evolve in periodi lunghi, molto lunghi, perché io lo devo tastare, devo verificare effettivamente l'utilità. Vedete, per quanto riguarda le grandi imprese, ma anche le piccole e medie imprese, cioè cambiare le tecniche di produzione o di erogazione dei servizi rappresenta un grosso rischio se viene fatto così, in maniera sprovveduta. Deve essere tastato, qualsiasi tipo di azienda di produzione, non tanto magari nell'erogazione, anche nel settore dell'erogazione dei servizi, ma il settore della produzione, potete vedere come
soprattutto le grandi aziende, quando devono lanciare un prodotto, prima lo testano a livello, diciamo, tecnologico informatico, le versioni beta dei software, per esempio, l'hardware che in un certo senso presenta determinate caratteristiche, ma siccome deve attecchire sul proprio mercato, io comunque lo sperimento. Molte volte le aziende proprio individuano, richiedono un certo numero tot di individui, di soggetti che vengono presi a campione, che sono, svolgono una funzione di tester. Ok? Nel lungo periodo quindi le tecniche produttive non cambiano. Questo accade nel lunghissimo periodo, dove cambiano poi le tecniche produttive e quindi realizziamo delle economie interne di scala a tecnica addirittura mutata. Cioè, abbiamo cambiato, abbiamo investito, quindi abbiamo in un certo senso investito, abbiamo ampliato le dimensioni del mio impianto, dei miei impianti, della mia impresa. Ciò mi ha permesso di far fronte ad una maggiore quantità di produttiva. Ok? Automaticamente questo mi permette di avere dei maggiori ricavi, quindi di avere dei fatturati più alti, e quindi mi dà anche la possibilità di dedicare un bel budget sostenuto alla ricerca e sviluppo, che mi porterà magari all'individuazione di nuove tecniche che ancora di più aumenteranno la dimensione della mia azienda. Questo accade nel lunghissimo periodo. Ovviamente una scala di questo tipo, un percorso di questo tipo, non lo dovete vedere come lontano dalla vostra realtà. Questo è una serie di step che chiunque, nel momento in cui avvia un'attività, ok, deve porsi. È importante sapere che io all'inizio sto partendo da zero, utilizzo delle mie risorse, automaticamente utilizzo, sfrutto delle opportunità, realizzo la mia piccola impresa, la mia microimpresa. Ok, devo tenere presente che il primo obiettivo della mia impresa è quella di realizzare un'economia dimensionale interna nel breve periodo, cercare cioè di ottenere il massimo rendimento, la massima produzione possibile. E come come faccio? Utilizzando al meglio le mie risorse, le risorse impiegate, quelle 5M famose, ok? Cerco di utilizzarle al meglio. Nel momento stesso in cui ho raggiunto questo obiettivo, mi devo porre il secondo obiettivo, quello di medio-lungo periodo: ampliare le dimensioni della mia impresa. Ampliandoli in che modo? Realizzando delle economie che mi permetteranno proprio di diminuire i costi e quindi di aumentare la mia capacità produttiva di impianto, perché l'impianto io l'ho ampliato, ho realizzato altri investimenti, ho acquistato altri macchinari, ho acquisito nuove risorse umane, ok? Tutte queste sono fattori che caratterizzano l'impianto, no? E quindi riesco ad aumentare nella produzione. A questo punto io realizzo un tale livello di fatturato per cui io mi devo necessariamente dedicare, se voglio raggiungere il massimo obiettivo possibile, raggiungibile per quella che è la mia attività, io devo occuparmi di ricerca, devo occuparmi di sviluppo, devo essere più attento a quelle opportunità innovative che posso sfruttare per poter andare addirittura anche a mutare le mie tecniche di produzione e di erogazione dei servizi e quindi avere ulteriori economie. Cioè, così si cresce nel mondo dell'impresa. In questo modo. Ovviamente, soffermiamoci un attimo sul significato dei termini. Per capacità produttiva, definito in inglese productive capacity, nell'economia di produzione, che cosa intendiamo? Generalmente intendiamo il livello di output, cioè di produzione, proprio di fornitura, che permette all'unità produttiva, sia essa impresa o stabilimento, di utilizzare i propri fattori nella maniera, vedete, tecnicamente ed economicamente più efficiente. Allora, terminiamo qui, poi apro un'altra parentesi. E quindi corrisponde a quel volume di produzione per unità di tempo cui è associato il costo medio unitario minore. Quando è dato un impianto di produzione che rimane costante. Questa è una definizione presa da Wikipedia, non è che siamo andati a prendere chissà quale trattato di economia. Sapete voi che differenza c'è tra efficienza ed efficacia? Efficacia è raggiungere
Esatto, bravo, proprio così. Quindi un'azienda è efficace quando raggiunge gli obiettivi che si è posta. E un'azienda è efficiente quando in realtà raggiunge i suoi obiettivi, non necessariamente tutti, ma comunque li riesce a raggiungere avendo un abbattimento dei costi. Ora, secondo voi, un'azienda efficace è necessariamente anche efficiente? No, perché io posso raggiungere parte dei miei obiettivi anche non riducendo i costi. E un'azienda può essere che è efficiente, può anche contemporaneamente contemporaneamente anche efficace? Sì. È normale. Perché? Perché comunque se io riesco ad ottenere delle economie, no? E quindi sono efficiente, io posso anche raggiungere, sicuramente raggiungerò, a meno che voglio dire, sto facendo qualcosa che non riesco nemmeno a capire che cosa sia, io comunque posso raggiungere, non dico tutti gli obiettivi che mi sono preposto, ma comunque i principali, va bene? Ecco l'importanza delle economie dimensionali interne. Quindi, per capacità produttiva di impianto, che cosa dobbiamo intendere? È il numero di unità prodotto che l'impianto può fornire in un'unità di tempo. Va bene? Alla fine, la capacità produttiva di impianto non è altro se non un numero, che è quello delle unità di prodotto che l'impianto è in grado di fornire in una unità di tempo. Allora, la capacità produttiva di un impianto di solito si misura in numerosità dei prodotti forniti nell'anno di tempo. Ok? Ovviamente, anche parlando di capacità produttiva, dobbiamo soffermarci e tenere presente che c'è una capacità produttiva teorica, una capacità produttiva effettiva ed una capacità produttiva economica. Sono tre aspetti strettamente differenti tra di loro, perché la capacità produttiva di impianto, abbiamo detto, teorica però, è la prestazione di un impianto in un certo unità di tempo ridotto, il giorno, l'ora, senza arresti, quindi è teorica, perché io mi utilizzo questa per fare la proiezione nell'anno. La capacità produttiva effettiva invece deve tener conto delle interruzioni in relazione anche all'utilizzo delle materie prime che possono magari essere scarse in determinati periodi, in relazione delle capacità professionali che magari devono essere a loro volta implementate. La capacità produttiva economica è la produzione effettiva economicamente utilizzabile, cioè è la produzione intesa proprio in termine economico. E sapete adesso che cosa intendiamo quando parliamo in termine economico, no? Esistono anche delle economie di scala di gestione. Costituiscono che cosa? La riduzione del costo unitario del prodotto o del servizio medio complessivo che un'impresa può raggiungere insieme una volta che ha realizzato delle economie di scala tecnologiche. Ok? Perché? Perché nel momento in cui ha realizzato delle economie di scala tecnologiche che rappresentano il primo step, l'impresa è in grado di suddividere maggiormente i propri compiti di direzione e quindi anche di meccanizzare i propri processi di amministrazione, gestione e controllo. Ok? Quindi nel momento in cui raggiungo un'economia di scala tecnologica, automaticamente passo ad un'economia di scala di gestione, posso realizzare un'economia di scala di gestione. Come si verifica? Come l'atto? Attraverso una maggiore specializzazione per funzioni. Se vogliamo riprendere l'esempio dell'azienda appena nata che cresce nel tempo, comincia, quindi ha realizzato quelle economie di produzione, di scala di produzione, quelle tecnologiche sono quelle di produzione, no? Che gli permettono di incrementare la propria capacità produttiva economica. Questo aumento, incremento della capacità produttiva economica automaticamente mi determina un'economia di scala anche a livello gestionale. Perché? Perché mi dà la possibilità di avere una maggiore specializzazione nelle diverse funzioni che l'azienda svolge, magari acquisendo risorse preposte,
e quindi magari avendo anche degli elementi professionali più qualificati, anche qualificando meglio me stesso o anche le risorse già esistenti, perché magari io posso anche utilizzare parte di quelle economie anche per investirle sulla formazione mia e dei miei stretti collaboratori. L'economia di scala di gestione mi permette di avere anche una maggiore efficienza nella mia rete vendita e creare delle sinergie, per sinergie di distribuzione, vedete qui, cioè delle sinergie, degli strette interrelazioni economicamente convenienti nella distribuzione del prodotto o del servizio che erogo. Le economie di scala di gestione sono quelle più strettamente legate alla ricerca scientifica, anche ovviamente. Mi garantiscono maggiore facilità anche di approvvigionamento. Nel momento stesso in cui io riesco a realizzare delle economie di scala di gestione, ho la possibilità anche di approvvigionarmi meglio, perché ho la possibilità di gestire meglio le mie risorse nei cash flow dell'azienda, nei flussi di cassa, non solo, ma se vogliamo parlare anche a livello di interrelazione con i miei fornitori, cioè coloro i quali mi forniscono le materie prime, i semi lavorati, i prodotti finiti che poi utilizzerò per la mia produzione, io anche, avendo realizzato un'economia di scala di gestione, ho anche un maggiore potere di negoziazione con i fornitori, ok? E ovviamente ho maggiori possibilità di accedere al finanziamento ordinario, soprattutto, no? Perché sono in grado di anche fornire delle garanzie. Abbiamo anche le economie di scala e di scopo. Quindi abbiamo detto che le economie di scala in generale sono legate ai volumi e alle quantità omogenee, per cui tanta produzione mi permetterà una riduzione del costo unitario del prodotto, ma anche tanti acquisti che mi permettono una riduzione del costo unitario d'acquisto. Esattamente, ok? Quindi io realizzo economie di scala sia a livello di produzione, ma anche a livello anche di acquisto. Più grande la mia dimensione, maggiore potere io ho di negoziazione con i fornitori, no? Ho una maggiore scontistica, perché acquisto maggiori quantità, per esempio. Ma l'economia di scala ovviamente comporta anche tanta produzione, cioè ho realizzato un'economia di scala nel momento stesso in cui produco di più e sono riuscito ad abbattere i costi unitari. E quella prima parte, la prima definizione è quella di cui abbiamo parlato finora. Che cosa intendiamo per economie di scopo? Nel momento in cui parliamo di economie di scopo dobbiamo fare riferimento adesso non più alla produzione, al meglio a livello proprio di economia di scala tecnologica anche, quindi di impianto. Non devo guardare più alla gestione, ma devo guardare al mio raggio di azione. Quindi le economie di scopo, qui per economia intendiamo sempre riduzioni, quindi riduzione dei costi, sono strettamente connesse a che cosa? Al carattere eterogeneo che hanno i miei prodotti o che hanno anche le mie risorse, le risorse da me utilizzate, e anche le attività che io svolgo. Perché le economie di scopo sono economie che l'impresa acquisisce espandendo i confini di se stessa, quindi ampliando il suo raggio d'azione. Per esempio, basta pensare ai vantaggi che può comportare una diversificazione dell'offerta che va a sfruttare risorse finanziarie e manageriali comuni ad altre imprese. Ovviamente in quel caso io non guardo più all'interno della mia azienda, ma sto guardando anche all'esterno e sto sfruttando risorse finanziarie e manageriali comuni anche di altri, perché rappresentano delle opportunità, anche nel momento stesso in cui interagisco con organismi che mi possono supportare nell'assistenza, nella consulenza, come vedevamo prima per il processo di internazionalizzazione. Oppure realizzo un'economia di scopo quando io praticamente sfrutto un'innovazione di base e la diversifico nel suo utilizzo commerciale. Oppure quando sono in grado di sviluppare di più output, cioè di sviluppare maggiore diversità di prodotto da un impianto che è flessibile, che mi dà la possibilità di produrre
diverse tipologie di prodotto, di erogare diverse tipologie di servizi. Ho un'economia di scopo anche quando strutturo commercialmente un gruppo insieme, in collaborazione con tutte le imprese che interessano, che sono interessate a quel gruppo. Quindi in questo caso io interesso direttamente, coinvolgo quello che vi dicevo l'altro giorno, gli stakeholders, cioè tutti i soggetti attori che sono interessati alla mia attività di produzione e di erogazione di servizi, o con i quali io attuo delle azioni di brainstorming, cioè io produco questa penna in questo modo, Giacomo la produce in questo, scusa, un attimino, confrontiamo i nostri dati per crescere tutti insieme, per realizzare un'economia di scopo, sia per me che per Giacomo, ok? Le economie di scopo non implicano necessariamente una crescita dimensionale di impresa, ma ovviamente una crescita all'esterno. Ecco perché anche le economie di scopo possono interessare le neoimprese. Automaticamente io posso interagire subito con altri soggetti attori del mercato, del mio mercato di riferimento all'esterno. Basta ampliare il raggio d'azione, ok? Quindi vedete come è diverso il concetto di economia di scopo rispetto a quelle delle economie di scala a livello tecnologico, delle economie di scala, di carattere gestionale. Anzi, vi dirò di più, che le economie di scopo non sono connesse come step successivo a quelle precedenti che abbiamo visto. Molto dipende dalla mia offerta, ovviamente, da che cosa sto offrendo, eh? Sempre alla base di tutto c'è la pianificazione strategica di imprese, che mi permette ovviamente di operare e attuare le giuste decisioni strategiche. Ossia, che cosa intendiamo per decisioni strategiche? Le decisioni che riguarderanno l'orientamento strategico di fondo della mia impresa, dal punto di vista della missione che ha la mia impresa, della visione che ha la mia impresa di quello che è il mercato di riferimento e della mia business idea, ok? Della mia idea di business. Vedete che alla fine tutto sempre qua va a finire il discorso, eh? Ecco perché vi dicevo il primo giorno, guardate che un business plan non è un documento che viene redatto solo per chiedere finanziamenti ordinari, agevolati, no, assolutamente, serve, anzi deve essere in primis uno strumento che serve a me stesso. Quindi le decisioni strategiche sono decisioni che riguardano i confini dell'impresa, no? E anche quello che è lo sviluppo dell'impresa. E sono delle decisioni che operano a tre livelli differenti. Livello di corporate, allora, corporate identity significa l'identità societaria, qui non intesa come societaria a livello di forma giuridica, cioè l'identità dell'impresa nel suo insieme di persone, e si riferisce, quando parliamo di corporate, ci riferiamo all'immagine che un'azienda ha o cerca di avere sul pubblico, in modo tale che possa distinguersi dall'altro. Quindi quando noi parliamo di corporate, indichiamo l'azienda così come si pone in relazione con l'esterno, con il pubblico. Quando parliamo invece, le decisioni strategiche, dicevo, devono operare anche a livello di business. Questo termine così sfruttato, business, no? Io ve l'ho specificato. Che cosa significa business alla fine? Si identifica in generale nell'attività economica, il business è l'attività economica, mentre in Italia noi lo traduciamo con il termine affari, cioè quando noi parliamo di business abbiamo in Italia l'idea di affari, di un qualcosa che sia sicuramente opportuno, che sia sicuramente positivo. In realtà il business è, in una sua, diciamo, un suo significato più ampio, è l'attività economica in generale, ok? Questo nell'economia a livello di termini economici. E poi le decisioni, le decisioni strategiche operano a livello funzionale proprio, di operatività, no? Vedete? L'orientamento, no?
Quindi le decisioni sull'orientamento strategico di fondo sono queste. Allora, dobbiamo capire che cosa spinge la nascita di un'impresa, della mia impresa, cosa deve spingere la nascita di una mia impresa. Che cosa spinge lo sviluppo della mia impresa? Cosa mi guiderà nello sviluppo della mia impresa? La missione, la visione e la business idea. Quindi l'orientamento strategico di fondo, che in un certo senso è il termine che racchiude questi tre importanti aspetti attraverso i quali capire cosa spinge la nascita e lo sviluppo di impresa e cosa ne guida lo sviluppo, è l'attività fondamentale dell'impresa, ciò che fa e ciò che intende fare. Quindi, in termini restrittivi, l'orientamento strategico di fondo comprende l'analisi del portafoglio d'offerta, l'analisi e quindi la segmentazione della domanda, sono tutti termini che abbiamo affrontato, no? Spero che voi li abbiate fatti propri, abbiate visto un pochettino queste dispense, però comunque in modo tale da seguire ancora più nei significati quello che vi sto illustrando, e soprattutto comprende anche le tecnologie che vengono impiegate, mentre in termini più estesi l'orientamento strategico di fondo riguarda tutte le competenze distintive ed i fattori che ci permettono di fare la differenza e su cui puntiamo, vedete? È un obiettivo quello che dobbiamo raggiungere, no? E questo riguarda la mission dell'azienda, più in particolare. Esempi. Google. Adesso cominciamo a vedere un pochettino, a fare un po' di riferimenti. Qual è l'orientamento strategico di fondo di un'azienda quale Google? Quello di organizzare le informazioni a livello mondiale, per questo è nato,